Salve ragazzi, oggi sono da solo, in memoria ai vecchi tempi della scalata, quando ancora i primi 3-4 episodi li feci da solo. Oggi, essendo che non c'è nessuno, ho deciso di fare il video da solo. Oltretutto ragazzi, se non avete ancora visto lo scorso video, che è quello dello speciale un anno, fate veramente schifo. Andatevelo a vedere, e guai a voi se non lo guardate. Poi boh, altre cose, seguitemi su Instagram, abbiamo superato i 500 followers, che bel traguardo. Prossimamente, o nel fine settimana, o massimo la settimana prossima, uscirà il terzo episodio della Champions Select, ragazzi. Promesso, o questo fine settimana, o al massimo la settimana prossima. Quindi hype. Hai capito? Hype. Quanto cazzo ci vuole per trovare un game? E poi non so se si vede, ma è distrutto sto flauto. Cioè, vedete com'è ridotto? E non si aggiusta, non si aggiusta. Molto bene, sono top ragazzi, e quindi Sion. Full AD. Però bisogna far bannare Tark qua, perché essendo da solo non mi ha messo tra i ban e quindi potrebbe essere un problema. Hanno bannato Twitch di là. Ma bisogna bannare Tark ragazzi, bannalo. Do it, trust me. Non mi credono, non so cosa fare. Dai, fallo Blitz. No, banna Irelia. Credi davvero che io possa avere dei problemi contro una semplice Irelia? Ecco, vedi, gli hanno preso Blitzcrank. Take Taric. Better place main. Ma come, non è main Taric? Non è possibile. It's my second. Oddio! Do it! Take Taric! Ok! Mamma mia! Oh, ce l'ho fatta, ragazzi! Ce l'ho fatta! They have a strong combo. We have Taric. A dire che le master di Prashako vanno piuttosto bene. Ma c'è anche la skin rosa. Ma perché allora non ci ha pensato subito? Perché vuole piccare Blitzcrank e Thresh? Cioè, Taric, skin rosa, mastery 5. È vinta, cazzo. Partiamo con Dora Shield, ragazzi, per avere un po' di difesa. E dopodiché andiamo di AD ignorante. Lucky's Boots, sono bellissimi. Con gli scaldamuscoli in pelliccia rosa, cioè, boh. Davvero, ragazzi, se perdiamo sto game io non so davvero cosa fare. Se perdiamo questo non c'è niente da fare. Possiamo anche finire qua la scalata, cioè, non so. Attenzione, mid di auto-attack. Ah, sì, ragazzi, è un champion che non uso mai, quindi non sono proprio sicuro che funzionerà, io vi avverto. Ho usato una volta sola full AD in mid e sono anche crashato. Quindi con molte probabilità farò schifo, ma, cioè, sti cazzi, parliamoci chiaro. Attenzione, first blood in mid. Beh, lei c'ha l'ignite, quell'altro c'ha il TP. Così impara a piccare il TP in mid. Si sa che in bronzo worka solo l'ignite. Che cazzo vuoi farte, eh? Stronzo? Eh? Cosa vuoi fare? Sion, ragazzi, fa dei danni osceni considerando che sono senza item. No, la torre l'ha salvato! Ah, primo item, ragazzi, penso che andrò proprio di Death Dance, se devo essere sincero. Perché è un item che mi piace un sacco. Cioè, il bello della Death Dance, ragazzi, è che non è semplicemente lifesteal o spell vamp. Tu guadagni il 15% di danno che fai in vita per tutti gli attacchi. Quindi anche la mia E, la mia Q. Su Garen, ragazzi, fortissimo. Perché tu con la trottola c'è lifesteal. Vi rendete conto quanto è forte? E dove voglio andare? Sì, Rek'Sai. Però. Attenzione! Rek'Sai, vieni! Rek'Sai! Bravissimo! Doppio salto! Preso a calci. No, hanno ammazzato Taric, ragazzi. Come siamo permessi? Bot side. Che parola è? Sa da quali streaming l'hanno sentito. Che quello, ragazzi, tra un po' ci viene addosso con il suo potere illimitato. Eccolo, è carico, attenzione. Menate, cazzo, menate. Molto bene. Abbiamo sfondato, ragazzi. Cioè, sta cosa qua, ragazzi, ma avete visto come fa sto Rek'Sai? Appena tizio che non ha ancora capito che non deve saltargli in testa, gli salta in testa, ma le prende, cazzo. Boom. Madonna. Ragazzi, cioè, è indemoniato con il top laner questo qua. Gli vuole proprio male Gnar, cioè. Così impara a piccare i champion a distanza in top lane. Si piccano i tank melee. Vediamo un po' damage, cosa ci consigliano. La Duskblade mi sembra un'ottima scelta. Ciao a tutti. No, Lissandra, fai qualcosa.
No! Stupido! Oddio, gli ho fatto l'acqua attraverso! Ragazzi, ma sapete perché sta così vincendo a botte? Perché c'è Taric! Cioè, l'ho detto io che grazie a Taric si vince. Cioè, guardate, ancora non ha fatto la Sylstone, cioè proprio main support, signori. Ah, ma Azir è 1-8! Ma come? Ma non l'avevo mica visto. Posso? Che dici? XD. Ma... che cazzo credi di fare? Oh, ma... continua, eh? Non ha mica capito niente questo! Corean build confirmed, guys! L'ho one-shottato! Cioè, abbiamo Taric, ragazzi! Dov'è? Dov'è? Eccolo! Oddio, il trinket blu sul support, new meta! Ah, se devo essere sincero, ragazzi, mi piaceva più la build full critical, il fatto che con il cambio alla Trinity, cioè, adesso non worka più bene su alcuni champion, perché tipo su Garen, cioè, non ha più molto senso fare... Sì, ovvio, c'hai il danno aumentato dell'auto attack, per carità, quello è vero, però il 40% di attack speed, a che cazzo serve? Cioè, parliamoci chiaro. E quindi sono costretto a cambiare la build anche di Garen. Più o meno, ragazzi, la build di Garen è la stessa di Sion che sto facendo adesso. Visto che qualcuno, mi ricordo chi, mi aveva chiesto nei commenti: Fieric, ma con il cambio alla Trinity adesso la build di Garen full critico funziona ancora? Purtroppo, dice, funzionare funziona, però non è più bella come prima, perché la Trinity dava quel tocco di classe alla Q che ci stava. Ma... ah, questa non ha capito niente, evidentemente. Ah, quindi mi chase? Vabbè. Vabbè. Da notare come ho one-shottato la di Carry. Da notare come l'ho one-shottato. Ah! Taric, che cazzo fai? Taric. Mamma mia. Il save di Taric, signori. Taric, stai tranquillo. Finché ci sono io non ti succederà niente. Vabbè, dai, ormai è cazzo duro senza futuro. Cioè, ragazzi. Bello, devi andare, eh? Devi saltellarti la mia? No, vabbè, ha flashato, ragazzi, non ci credo. Che culo. Poi, ragazzi, ci andiamo pesi di Black Cleaver, molto, molto tranquilli. Attenzione, il flash contro il nulla! E basta, Blitzcrank si arrende così, signori. You don't see me. Ci ha provato, rip. Rip. Vediamo, qua ci dovrebbe essere una gallina! Un palla! Permesso, permesso, salve, sì. Ti salvi due volte, tranquillo. Sarebbe meglio portarlo fuori, ma non penso che qua sappiano cosa vuol dire. Niente, io ho beccato qualsiasi cosa addosso. Vabbè, ho fatto fuori Blitzcrank. Era lì in mezzo ai coglioni. Beh, ragazzi, kill e assist. Troppo forte. Ah, sono 10-5, 10 kill. Boh, mamma mia, i danni. Li pigliamo. Attenzione, Lissandra di cattiveria. Ma dove... Fuck. Ma quanti cazzo di flash stanno sparando sti minchioni qua? Ah, Yomu potrebbe essere un'ottima scelta. Esplosa! Si è accorta di niente! Cioè, ragazzi, Vayne è saltata in aria. Cioè, è stata cancellata definitivamente dal League of Legends. L'abbiamo disinstallato il gioco. Vabbè, quando uno è forte, ragazzi, cioè, che c'è da dire? Ma come, di nuovo la ulti? 40 secondi di cooldown, ma che schifo! Salve. Molto bravo. Oh, hai beccato i miei auto-attack, o sbaglio? Attenzione, lo Shurima Shuffle, molto abile, complimenti. Oh! Ah, mi hai ucciso, bene, bene. Morta, due auto-attack, ragazzi. Due auto-attack e Vayne è morta. Ragazzi, questa è la mia build. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando. Come ultimo item vi direi un Last Whisper, così altra penetrazione, giusto per one-shottare un po' di più. Oh! Stillata di scudo, ragazzi. Chi c'è qua? Salve, signora gallina. Ti hai rotto il cazzo, adesso ti attivo la Yomu in faccia. Mamma... oh! 441 di danni.
con la carica al minimo. Cioè, ragazzi, faccio 400 di danni alle torri. Attenzione, si attiva la io. Bravissimo. Allegnateli. Madonna, basta, mi ha rotto il cazzo. Bella partita. Molto molto difficile, ho davvero sudato tanto. Beh, il grafico dei danni parla chiaro, ragazzi. Quindi, verdetto finale, ragazzi: Sion full AD viabile con la build penetration da assassin. Detto questo, il video è finito. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, Facebook, dove volete. Vi ricordo di guardarvi lo scorso video, ragazzi, che è stato lo speciale un anno di Fieric. Ci becchiamo al prossimo video. Bye.